Con il convegno Valori e Mestieri, la Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino ha dato il via ad una mostra che racconta un territorio fatto di artigianato, di saperi e anche di conoscenza, che possono essere un volano artistico nonché memoria di un'intera regione. La Confartigianato crede molto ad Urbino e ha in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e la Camera di Commercio delle Marche, aiuta i giovani artigiani a farsi conoscere fino al 16 di ottobre. È corretto, l'obiettivo è quello di valorizzare il saper fare, il valore artigiano. Sono più di 4 milioni le imprese, le micro e piccole imprese in Italia che danno occupazione a più di 11 milioni di addetti, quindi un patrimonio che va valorizzato. Molte volte si parla di artigianato come un mestiere anacronistico, non più innovativo, invece sono tanti giovani che stanno avviando attività e qui in questo convegno oggi ad Urbino presenteremo delle eccellenze che hanno esportato a livello internazionale il saper fare, quindi un artigianato che va rinnovato, specialmente in un momento così di grande difficoltà. In più il connubio. Creare un'iniziativa che valorizzi l'artigianato artistico all'innovazione e alla rappresentazione delle nostre migliori best practice. Palazzo Ducale ospita Valori e Mestieri, l'iniziativa della Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino, proprio qua dove l'artigianato artistico di grandissimo livello è nato e rimane custodito nei secoli. Sì, un titolo Valori e Mestieri proprio che dà il senso e il significato a quello che vogliono rappresentare questo convegno, ma insieme all'esposizione delle opere degli artigiani, dell'artigianato artistico contemporaneo, in un luogo che rappresenta la storia e anche con sé tutti gli artisti del passato che hanno, diciamo, fatto la nostra storia, sia dal punto di vista culturale che anche strutturale, perché in questi bellissimi locali è facile essere così coinvolti. Quindi ecco, mi fa piacere che Confartigianato ha fatto questa scelta e chiaramente ringrazio il direttore Gallo, appunto direttore della Galleria delle Marche, del palazzo, padrone di casa del Palazzo Ducale, che ha aperto il palazzo alle attività economiche e artistiche e culturali del momento che viviamo. Qualche informazione su quelli che sono gli artigiani che appartengono a questo circuito della Via Maestra, circuito fortemente voluto dalla Confartigianato Ancona e Pesaro, e che ci fanno capire l'importanza di alcune lavorazioni che sono molto antiche. Troviamo già a partire dal 1200 tracce di artigianato artistico veramente di altissimo livello, sia per l'Italia che per l'Europa. Parte fondante del progetto anche l'Università di Urbino e la Politecnica delle Marche, che possono offrire strumenti ai giovani per preservare il valore dell'artigianato artistico di qualità. È vero, cioè l'Università sta svolgendo un ruolo importante soprattutto per la città. La ripresa delle lezioni in presenza hanno rivitalizzato Urbino, che durante il Covid era vuota, una città quasi fantasma per alcuni aspetti. Quindi il nostro contributo va appunto sia sul lato della formazione, ma anche sulle attività a contorno di quello che accade a Urbino. Quindi ci fa molto piacere sempre di dare il nostro contributo a questo tipo di eventi come quello di oggi, di una mostra e poi di un convegno dove si parla di economia insieme al collega rettore dell'Università Politecnica delle Marche. Economia che riparte anche proprio dal valore dell'artigianato e degli artigiani della nostra regione. L'artigianato, cioè le piccole e piccolissime imprese sono veramente l'asse portante dell'economia italiana, lo sono sempre state, anzi
in termini relativi il loro peso è aumentato perché nei fatti sono scomparse le grandi imprese. E l'artigianato sicuramente è un settore molto vivo, molto dinamico, dove le imprese insomma, nascono, muoiono velocemente. C'è questo processo innovativo che passa tramite l'inizio di nuove imprese con tempi rapidissimi. Per alcuni aspetti anche le piccole dimensioni sono anche in qualche modo un limite delle imprese, perché abbiamo visto che soprattutto nei periodi di recessione o di difficoltà dell'economia sono i primi a pagare il conto. Dunque, il peso delle micro e piccole imprese nelle Marche è altissimo, quindi da questo punto di vista partiamo già dal fatto che queste sono imprese che hanno rilevanza fondamentale. La rilevanza fondamentale rispetto ad altre aree, ad altri paesi o altre regioni, perché se salta questo sistema, salta il sistema. Cioè per molti comuni e per molte aree queste imprese hanno un ruolo fondamentale. In particolare l'artigianato artistico si colloca all'interno di una strategia fortemente integrata con il territorio, perché permette anche di fare attrattività da un lato, ma anche di fare internazionalizzazione dall'altro. Fondamentale però che ci sia una coerenza strategica, cioè ci sia un piano che metta insieme le diverse componenti. E questo è sicuramente un aspetto rilevante. In questo periodo il tema che poi affronterò riguarderà le competenze gestionali, gli aspetti gestionali, perché ci troviamo di fronte a quello che poi definirò una tempesta più che perfetta. Questo comporta allora da parte delle imprese, al di là dei sussidi, degli aiuti, quantomeno una capacità gestionale nell'andare a tenere sotto controllo i costi, gli effetti che questo determina, e anche dal punto di vista finanziario con un incremento del costo del capitale, avendo un'idea precisa, e non sempre questo accade, della politica di prezzo. E bisogna avere un sistema di gestione che ne consenta il controllo. Quindi se io ho un controllo di gestione che mi permette di verificare in tempo reale l'effetto che ha il cambiamento dell'energia o dell'incremento del costo delle materie prime, o in termini finanziari quanto mi costa incassare a 6 mesi, 7 mesi, visto che il costo del denaro cresce, questo mi permette poi di ragionare in termini di redditività continuativamente, sempre che il mercato lo consenta. Se questo non accade, ovviamente i rischi sono maggiori. L'elemento che va aggiunto è che purtroppo ci muoviamo in un sistema anche europeo di incidenza di questi costi differenti per paese, che significa una sorta di concorrenza sleale. Da questo punto di vista è necessario invece che ci sia una strategia convergente. La soddisfazione e il credo in questo progetto e al proseguimento è stato confermato anche dal presidente della Confartigianato Ancona, Pesaro e Urbino, Sabatini. Le tecnologie unite alla passione, unite al saper fare, sono quelle che renderanno sicuramente ancora questo paese competitivo e in grado di affrontare le sfide, al di là della dimensione imprenditoriale, che poi è un altro tema che ci sta molto a cuore. Quindi la dimensione imprenditoriale, secondo noi, è un limite che eventualmente viene dopo la conoscenza, dopo tutta una serie di presupposti che ci sono oggi invece per fare impresa. Quindi noi vogliamo esaltare i punti di forza di quelli che sanno fare e la storia di un territorio che ha ancora tantissime cose da raccontare. Quindi grazie per essere qui.